Un colpo di mannaia alle politiche sociali da 313 milioni di euro a poco meno di 100. È quanto stabilito dal governo Gentiloni, una notizia che ha scaturito la rivolta delle associazioni già preoccupate per i disservizi che si avrebbero per le categorie più svantaggiate. Stessa preoccupazione che ha coinvolto l'Abruzzo in una denuncia contro l'amministrazione regionale con accuse dirette all'assessore Marinella Sclocco, che smentisce in parte il taglio da effettuare. Il taglio semmai sarebbe del 52%, il 75% è stato tagliato anni fa quando noi non eravamo al governo. La preoccupazione c'era a febbraio, quando io stessa ho chiamato tutti i sindacati abruzzesi per dir loro che c'era la possibilità del taglio. Diciamo che siamo arrivati tardi, perché nel frattempo si sono mossi tutti gli assessori. C'è un accordo fatto già venerdì scorso con Poletti e Bonaccini, ci sarà lunedì un'altra riunione nella conferenza Stato-Regione, quindi già dalla settimana prossima potrò dire ufficialmente, carte alla mano, che questo taglio non ci sarà.